Un buon pareggio per entrambe le squadre al Raffaele Mancini. 0-0, 3-5-2 per i padroni di casa, con a centrocampo Pensalfini a destra e Roberti a sinistra, pronti a far diventare la difesa 5 e andare in attacco sulle fasce. Vasto Girardi, 4-3-1-2, un Vasto Girardi che gioca ordinato, manovra bene, preferendo poi palle basse almeno fino a centrocampo. La voglia di fare bene e buone individualità ci sono nell'Alma Juventus, ma il tempo per far girare tutto nel migliore dei modi è stato davvero poco, e poi ci sono anche delle assenze importanti e forse ci sarà anche qualche nuovo arrivo. Molisani senza problemi, ma pericoli per Guerrieri non ce ne sono. Ci potevano essere invece per gli ospiti al 16°. Carvano esce a vuoto, Ten Korang di testa, traversa. Il Fano nella seconda parte del primo tempo si scuote e cerca il gol, ci va vicino almeno teoricamente al 32°, quando a conclusione di una bella azione corale Brunetti da lontano calcia fuori. Il Vasto Girardi soffre e qualche briscola la pioppono ai giovanissimi ragazzi di Scorsini. Pensalfini ne sa qualcosa. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, ripresa una manciata di secondi e Guerrieri salva la squadra sotto la curva dei suoi, alzando sopra la traversa. Ma il Fano vuole il gol, o almeno ci prova. Al nono Capuano si riscatta sempre sul numero 9 Ten Korang, che cerca il gol dall'area piccola. Libera il Vasto Girardi in affanno, poi tantissimi, ma tanti cambi da una parte dall'altra, 5 addirittura per il Fano, 4 per la Vasto Girardi, ma gli ospiti poi si riorganizzano quasi subito e la partita si rimette in equilibrio. Il Vasto Girardi va vicino al gol al 35°, su un'azione confusa che costringe Guerrieri a smanacciare in angolo. Le squadre si allungano, negli ultimi minuti si gioca più col cuore che con la ragione. La partita finisce con due colpi di testa del Alma Juventus Fano alti sulla traversa. Un Alma Juventus Fano che ha costruito ed è riuscita anche ad arrivare spesso in area di rigore, c'è stata anche qualche mischia, ecco, con qualche un pochino di fortuna, un po' di determinazione in più, il risultato poteva anche essere a favore dell'Alma Juventus Fano, ma 1-0-0 che è sicuramente giusto e con buone sensazioni da una parte e dall'altra. Io sono orgoglioso e fiero di questi ragazzi che stanno lottando, stanno lavorando, stanno crescendo, stanno migliorando. Questo è un campionato durissimo, noi lo affrontiamo con una squadra molto giovane, tra l'altro molti calciatori si sono aggregati tardi in ritiro, quindi ancora non siamo al 100% della condizione atletica, però devo dire che oggi mi è piaciuta ancora di più l'attenzione, la concentrazione. Il mio portiere ha fatto una parata su una palla buttata dentro involontariamente il secondo tempo da 40 metri, una palla che doveva essere messa per i loro attaccanti, si è impennata sul secondo palo e ha fatto una bella parata. Nessuna parata del mio portiere, conto minimo 3 occasioni nitide, minimo, della mia squadra, compreso la traversa. Una squadra che ha lottato, che ha combattuto contro una squadra di tutto rispetto, sapevo benissimo che il mio collega metteva in campo una squadra tosta, una squadra motivata. L'anno scorso il Vasto Girardi è stato le prime 10 giornate sempre prima in classifica, quindi sapevo e temevo la loro partenza, anche perché erano usciti dalla Coppa. Devo essere sincero, io sono soddisfatto della gara. Io dal primo agosto sto dicendo ai ragazzi: noi giochiamo sempre per vincere, quando non si può vincere non si deve perdere, perché qui bisogna mettere un mattoncino alla volta per arrivare alla quota salvezza. Affrontare le squadre di Marco Scorsini non è mai facile. Avevamo visto anche la partita con Sinigaglia, dove si sono difesi molto bene, davano la possibilità di costruire in palleggio per poi attaccarci sulle fasce. Sai, questo 5-3-2 ci lasciava pochi spazi. Secondo me, ecco, la squadra nostra è venuta un po' più fuori nel secondo tempo,
dove potevamo essere più incisivi. Posso dire anche che il Fano ha avuto onestamente due occasioni su palle native, su punizioni laterali. E niente, cosa dire, ho detto un bravo ragazzi perché hanno dato l'anima, con quel pizzico di cattiveria in più potevamo secondo me fare il risultato pieno. Faccio complimenti a Marco Scorsini per la sua squadra, un bravo ai miei ragazzi per il punto portato via qui a Fano. È sempre difficile venire a Fano, poi noi giochiamo sempre sul sintetico, qui la superficie insomma è un campo da Serie C, da Serie B, quindi anche noi dovevamo un attimino prendere le misure in un campo più grande.